ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. La facoltà di medicina veterinaria è arrivata seconda su 10 dipartimenti in scala nazionale ammessi al finanziamento per lo sviluppo del progetto Demetra, le interconnessioni tra medicina One Health e la filiera animale sostenibile, quali priorità per lo sviluppo ecosostenibile finanziato dal Ministero per 6 milioni e 500 mila euro. Il progetto Demetra prende in considerazione tre grandi argomenti attuali come l'antibiotico, l'antimicrobico resistenza, l'ambiente, le biodiversità. Quindi sono tre vocaboli attualissimi, ma vorrei sottolineare un'altra cosa. Accanto alla progettualità di ricerca, la Facoltà di Medicina Veterinaria ha un ospedale veterinario universitario didattico aperto 24 ore su 24 con dei colleghi che gestiscono alla grande tutte le emergenze che ovviamente rientrano anche in quella lotta agli animali privi di proprietario attraverso una convenzione con la regione Abruzzo e le ASL del territorio abruzzese. Una facoltà che sta crescendo sempre di più e che tra i 180 dipartimenti di eccellenza scelti dall'Agenzia Nazionale di Valutazione per il quinquennio 2018-2022. Una facoltà che si allarga sempre di più sui propri orizzonti e sulle proprie strutture. Il sistema universitario è uno dei sistemi più valutati e da più tempo a livello nazionale. C'è uno studio a livello nazionale per i ranking degli Atenei che dimostra che università piccole che si trovano in territori svantaggiati dovrebbero aumentare la loro posizione di 20-30 posti nel ranking, proprio perché spesso rappresentano un elemento fondamentale per il territorio. E questo ovviamente è il caso dell'Università di Teramo. Partendo da quelli che sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU, abbiamo costruito il nostro progetto essenzialmente su due grandi linee, quella della didattica e della ricerca. Per quanto riguarda la didattica è stato iniziato un nuovo progetto didattico che è una magistrale in scienza delle produzioni animali sostenibili. E partirà a breve una summer school sempre per divulgare i problemi legati allo sviluppo sostenibile, di cui abbiamo sicuramente tanta necessità, e in più il progetto ha portato oltre 100 pubblicazioni e questo ci permetterà, e su questo siamo fiduciosi, che nel futuro bando sul Dipartimento di Eccellenza finalmente potremo partecipare nuovamente, magari con esito positivo.